questo, dicono, ma appunto Mellone 02 chiaccio giù. Staccare o meno, ci pulisco per terra ormai. Tanto guarda che... O sinistro? Proviamo. Ma le cinghie? Che se ci sganciamo mi faccio male. Va bene. Fa malissimo.
Sì, sì, sono, cioè, non sento niente. Sono proprio... Non senti niente, sta finito. Non ce n'è, non ce n'è. Sinistro, sinistro. Left, left. Stai calmo, Dio. La Luca da quello faccio anche sinistro. Sinistro. No, sinistro. Ah, rotto.
io adesso non sono messo, poi faccio il destro. E andiamo a metà, io stesso non basta. Sotto,
prego. Facciamo un tirello col destro, ma giusto per scaldarmi un po', qualcosa c'ho ancora. Okay. Dopo di loro ci date un mezzo miliardo. Vai, vai, andate su. Dai, però, vai. Vai. Vai, ciao. Vai, vai, vai. Vado fuori dalle mani. Questo amico che non stringe la vita,
però questo qui mi sta. No, 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 no. Non voglio più. Tu mi devi dire. Dopo quel tuo spari. Non so, in progressione. Che ingancio con il scoprire, guarda cosa senti, guarda. Perché io ti porto in un punto, io vengo su con questo, tu fammi uscire e lì c'è il suo questo questo morisco devo scendere con le dita, con le dita. No, non è detto. Quello lì lo devi sentire qua. Fallo in progressione. No, ma riesci. È allenamento nel chiudere. No, no. No, allenamento è un allenamento che ti dà un allenamento. Uno, basta. Porco Dio! Io stavo chiamando questo giro di invece di tirare il braccio
braccio che hai, no? Sì. Anche se non, anche se non partiamo, basta riportare, ce lo porti, ce lo porti. Perché se io non sono cancellato, se io voglio cancellare, vengono con la tua forza, puoi portarmi anche senza partire. Se parti troppo di me, perché se non così, invece parli di un bello, ti basta, e usi anche il tuo bracciale. Ce lo porti. Ha visto che anche un po' più netto. Sì, perché sennò sì, è più altrimenti in cui perché tutti ti batti con lui per tutti i mettici con lui per lui ti batti con lui è un altro peso però perché questo è il concetto non mezzare come me lo fai provare? Mi poso un minuto che ho se posso ma un tiro questo adesso se parla di questo adesso si riposa io lo fatto come niente posso qui quello lo guardo non è ambizioso però anche un altro è una signora madre, mica tanto signora. Mica tanto signora. Mica tanto signora. Cioè, c'è una grande differenza di peso. Lo so, vedi più chiuso. Sì, non ce n'è più. Sono capo. Va bene, credo di matematica. Peccato. Non ho più il punto, non ho più il punto. Ma non c'è proprio niente da fare. Non c'è proprio niente da fare. Vai, vai, vai.
Anche lui c'era un po'. No, adesso lui sta facendo un po' gioco. Lui non lo sa, sta facendo un po' gioco. Tu sei su altro, lui sta facendo dei più alti. Ma comunque sì, ma sta facendo un po'. No, io non avevo forza. Non ti bacio più. No, non avevo forza. Sei tu uguale. La tua parte dietro usala. Pronto? Vai! Mi sento molto... Sì, andiamo. L'arbitro Godre è... Chiudi! Tanto basta! Guarda, smetti, io credo che faccio il corso intensivo sulla Cina, me lo devo fare, arriviamo alla battaglia. Yeah.
destro questo? Thank you.
so, era... però quando faccio così di sicuro non vedo di marco. Sì, però quando ci sarà la palla dopo giusto, cambierai sì. Il tiro. No, non ci provo più. C'è un Ferrera di... E se faccio una rovetta che se non riesce ragazzi. Se non riesce, standing ovation. Hai visto che. Hai visto no, che guarda che quello se tu la tieni più basso hai visto che sono. Se lo faccio solo vedere. Tu basso hai capito che l'ho fatto da fine adesso. No, ma togli sopra così, no? Respira male tu chiudi, no? Stai chiudendo. Prova il braccio! Ma te fai cazzo? Sto come cazzo voglio io, figa! Tu ci parli! Difficile, però ci proviamo! Prima cosa ho fatto? Mi sono fermo qua! Ovvio! Sì, grazie al cazzo, certo! Basta! Io prima ero qua! No, no, non ho visto! Ma lui l'ha detto! Ho capito che ho Perché? Ma è il primo che ho rotazione! Allora, sto guardando di più. Questo Campli aggressivo! Ma non è sto lì. Thank you.
si mi chiude sopra, è una roba bestiale, mi chiude che si proprio... Vai, sparo un bacione, basta. Porterò la telecamera. Vai, Luis, andiamo! Agganciamento! Dai, Toglio! E lì Capri, non è Greto. Gli vai a bocca lì. T'ho detto stancavano un po' per lui. Vedi con lui. Scaldamento così a freddo? Ma dove potevo? Ma è lì che devi andare, Chiamami la finita, la piala di... Dove vai, Loris? Ti faccio un attimo piallare due carabelle che vai, no? Questo non è acqua, sono buono. Ah, ok, non è quello che ha. Ce l'ho detto. Ma ti mangi? Non sembra. Ma prima la mangiavo di più. Quell'attore. Adesso qualche diretta più della parte. No. Tutto quello che hai, non ce le ho, non è che mi sta spingendo qua.
però da qua lo devi venire su. Sta. Proviamo. Comunque la buona mano. Sì, è una buona mano. Non ne posso più. Ti chiama roccia davvero. Vuoi trovare la mubia? Sopra. Come se fosse una... Grazie. No, è giusto così. Che non vuol dire nulla. Ho preso l'appaglio. Ho preso l'appaglio. Ma capito, bisogna trovare informazioni. Vieni su. No, sei finito ancora in alto. Ragazzi, ci fate fare un tiro come... Vai. Sì, ragazzi, fa. Lorenzo. Back in action. Mano di spesa. Vai Carabelli, vai! Ragazzi, ci fate provare un attimo. Vai, ci sono sempre venuti. Lorenzo, come mia sorella. Qui Andrea. Sembra che sappia quello che fa. Ricordi che rischio, lui va nel punto che te ti fa cagare. Infatti vedi che... No, ma lo sapevo già che Carabelli... Lui va nel punto che per te è tragico. Hai un diritto. Sì, grazie. Adesso lo pollo. Confronto l'ultima volta, no? Adesso comincia a dirigere verso la parte giusta. Poi la mano sicuramente. Cane. Dai. Allora c'è un tiro. Anche col fare due. Mi è sbagliato. Facciamo il polso. Andiamo in progressione, chiudi con la mano. Chiudo? Senza no, ma non chiudere per andare lì. Chiudi un po' per aprire. Come le porte? Ecco. Si disapportati. Mani dalla Barbie, mani e pulsi dopo la Barbie. Per me. Sono forti, ragazzi. No. Tiro di forza se non sono solo te. Ministro un'altra roba.
No, le sinistre no. Sinistra se non sono come l'occhio. Non è come te, ma siamo lì. Che branco di scarsi sinistra siamo. Un po' scarso. E qua già faccio più fatica. Poi di sinistro aggrapparmi di qua. Ci metti 10 e facciamo la prova di sinistro. Sono tutti in mano. Dai. La tensione dell'arbitro. Sei in tensione? No, mi sembri molto rilassato. Invece, detto da uno che si lamenta tutte le gare. Io sono un arbitro regionale e posso dire la mia. Sei contento? Sono drammatico. Mi sto un tiro così così. Adesso non mi mano d'acciaio. Di sinistro tiro a Callio scompostissimo. Che scompostezza. Che cosa di sinistro? Dai figa, anche contro i disabili non vale. Io di sinistro è di sinistro, è scorretto sfidarmi in sinistro. Che non potrebbe essere, no, ma il problema è che di là non sento, poi faccio anche a blu, ma non sento nulla. No, io non sento nulla. Adesso cambiamo, usiamo il braccio serio, su braccio serio. Che figa. Sei a sinistro. La storia. Un giorno in fare non sinistro. Quando quando diventerai master. Vado piano.
Solo 5. Io Sì,
quello è una diagonale che un po' funziona anche quella, nel senso io sto sul centro. No, chiusura come se dovessi chiudere il gancio, un po' il gancio, per poi dopo aprire. No, non sprechiamo su un po' di non è una chiusura. No, se parto di parte tu non Battaglia, battaglia, non lo posso fare.
ripeto, non è come, come dico io. Dato che vado a fare un po' di spunto io porco! Sei già lì così, figa! Ti ho detto, vado a fare un po' di spunto, figa, già lì! Non sto sentendo. Vado a fare un po' di spunto, vedi che parto un pelino. Solita partenza. No? No, mica partenza. Ma se, non dirmi che è partenza questa. È un quiz. Figa, figa, lui prima... È progressione, vero? È progressione quella lì! Solo tu! Io sono un esperto di progressione. Ma lui è vero che è la progressione. Sì. No, come era Francesco? Lui è toccato, lui invece era un bel tiro, l'ultimo per qua, la situazione umana non c'è un po'. Dai. Non ho più bicipiti. No. Dai Massi! No. Dai, non ho più. No. Dai Massi, duro dentro. Dai! Dai! Sì. Fatti pedi. Manca il mondiale, proprio non riuscivo più a... No, provi a rispettare, no. Stiamo con una tuonata, vedi? Però... Io faccio così, attacco e prendo il controllo delle dita, se gli apro la mano va, se becco una mano che viene, attacca lui, qual è che ottenere con le dita, mi viene male, perdo il tiro. E la risonanza, ho fatto la risonanza venerdì alla ragazzi, ho fatto la risultata venerdì alla medica, mi dico sì, Zanchi, proprio il tuo. Sì, è tutto qua. Per vedere cosa è, magari vedere un po' di stesso, tocca sul tempo. Non ti ricordo la cosa che ha fatto.
Tiri, ma di destra sei più... Io non vado mai. O se considera di fama. Se non c'è la faccia, non c'è la gara. Cosa c'è? Poi accendi la parte. Mollate! Chiudete i pollici. Sì, vado massa. Niente, lo sai che non voglio che mi muore mentre ti chiudo. Pietà per i miei peli. Non c'è pietà per i miei peli. Poi sei praticamente...
abbiamo accetto, ma quello un po' di dovrà andare anche qua. Che non riesco a farti sentire, non fa più dolore, non
vuoi dare sempre la colpa a me di queste cose. Io sono molto male con te, io. Ma io sono un esordiente. Capirai se un tiro è un tiro di qui o devo entrare qua o devo andare qua. Ma me ne accorgo anch'io che delle volte vado un po' in bagno perché delle volte come mi prendono mi distrago, perdo il reddito. Allora, è come congresso, è come è una cosa nuova. Anche Se non, io non ho mai
Il vantaggio è un po' troppo.
fare anche dopo che ne metteranno sotto. Tu fai la tua presa e io tengo basso. E con questa tu ti senti più sicuro. Io da così mi basta girare. Vedi, non l'ho mosso, non ce l'ho mosso io. In una posizione migliore, esatto, però questa cosa fa? Tieni in trazione, blocchi il braccio senza movimento, palese, bicipite, blocchi il braccio, mentre qua questa deve esaltare qua per sbloccarmi il braccio, quello che mi dicevi prima, esatto, di qua non tanto questo ma l'indice. Se tu segui l'indice, questa qua funziona rimanendo. Se invece hai difficoltà con la mano, quindi magari io ti dico, il maghi ti tira con la mano bassa. Mano bassa, perché? Prende così, si posiziona e poi tutto di bicicletta. Tutto con questo. Tu devi immaginare che quest'osso deve andare qua, non la mano, non il polso, quest'osso. Qua, basso, sono dritto, perfetto. L'idea della differenza del cinghio è quella. Tu dici, vai sotto, diciamo, prenderai a tutti qua, il pelo con la spalla, con un bel blocco. Però, in realtà, se sono più alto, se vuoi dire, faccio lavorare un po'. Perché? Quando tu hai la figlia, partire in basso devi usare tre volte di più il bicipite se vuoi mantenere la trazione, però devi per forza andare su. Stare cedevole con la figlia fai tre volte la fatica, quindi devi puntare in alto. Se invece non ce l'hai, giù la mano se non riesci, se ce la fai, se no giù la mano, polso. Perché devi sfruttare la rotazione del polso della bambina quando non hai la fibbia. La fibbia ti permette di sfruttare la tua mano senza più il braccio vicino. Cioè, io partendo da questo, poi tu vai a sviluppare il tuo tiro, però queste sono solo indicazioni base per sentire la cinghia. Perché la cinghia è Battaglia passa di sinistra, molte volte la gente competitiva non avere
ormai perché pensa molto più a questo momento. Adesso la partita si deve battaglia. Senza il braccio. Io se vuoi guarda, io dico aspetta, tienimi che mi lancio indietro. Se ci mettiamo in due manco lo muore. No, ma solo buttarmi indietro, tira. Mi guarda lì. Però se per esempio però mi metto qua troppo facile andiamo per le cd mi sono dai che ce la puoi fare, perché lui è vecchio, è una sega, vedi come è sudato, c'è capelli in disordine, vero? No, ho fatto più fare una massaggiatrice, gli faccio dentro un dolore qua. Poi senti la cervicale, ti ha fatto vedere le stelle e le faccio più dolore. Una fittina qua. Io qua c'ho. Io appena dentro l'intercostale lì. Mi sembrava un dolore intercostale, ho toccato l'addossale. L'unico modo è quando metti nella presa e non sono nello sconto perché tu devi spostare la presa non ti sei niente fisica e quasi tutte le domande però che c'è un quelle cose qua mi ammazzano, mi hanno sempre ammazzato. Fai uno, fai l'altro, tira uno. No, il pensiero non è tanto tirare, è il pensiero della gara. Ieri la pulire, le telefonate, le chiamate, la donna, tutto. Figa mi uccide. Ciao ragazzi, bocca al lupo per il mondiale. Lupi, crepi il lupo. Capisci? Sì. Quindi, per sopperire a quello, hai bisogno di darmi l'ambraccio. Ciao. L'ambraccio qua, e soprattutto presenza, non è riuscito a fare questo. Devi sentire la cinghia e tenere presente la pubblicità. Ecco. Da qua, se tiri indietro, vedi che non ci sei più vuoto. Ok. Poi, di averti messo io e riuscire a mettere andarci, è un equilibrio diverso. È comandato dall'estremità della lema, dal controllo della mano. Ok. Prendi sempre l'end control.
se non hai il controllo dell'incontro con la mano, senza mano, senza mano non controlli, è come una Ferrari senza gomme, un pezzo di scalena. Non è questione di allenare, è questione di quando fai il ferro di non concentrarti su quello che è il braccio di ferro, ma di sentire l'avversario nelle mani. Quando senti che hai avuto una buona presa, che non è soltanto fatta dall'atleta, ma è fatta da tutta la mano, tutto il mondo. Il creare una buona presa non è sufficiente appoggiare il pollice e appoggiare le mani. Così, sentire l'avversario, sentire l'avversario. Creare una buona presa è semplice per modo di dire. Il far capire all'avversario che io ho una buona presa e lui non l'ha, la parte più difficile. Allora, siamo in gara, dobbiamo fare un incontro per fare la presa. Allora, giù i pollici e si comincia a fare la presa. Io chiudo il mio polso dritto, l'arbitro comincia a romperti il coglione te perché devi la dritta. Il mio polso è ancora dritto. Tu hai dritto anche te, io come sono preso? Io sono preso, ho preso in mano l'osso. Quindi chi è che l'ha presa migliore? Cosa ho fatto? Niente. Non ho sfruttato solo lui, ho usato anche il palmo della mano. Vuol dire niente. Il conoscere tutta la mano, il capire che tutta la mano serve per fare. Io partito, mi appoggio, essere dritto, problema, problema, essere dritto, problema. Però l'arbitro ti mette in una posizione che non è che è lui che decide la posizione, ma c'è sempre un minimo di l'arbitro ti mette così. Tu ti appoggi e cerchi di venire col palmo leggermente più avanti. Non sono qua, ma sono leggermente più avanti. Tengo giù le dita in linea con l'avversario. Sembriamo quasi alla pari, no? Nel momento che chiude il pollice, l'arbitro porta la pressione alle dita. Qua. Io sono arrivato qua, basta, non posso più muovere. Chiudo te. Se ha chiuso prima me, io prendo un fallo. Cosa fa l'arbitro? Riapre. Posizione. Poi chiude me. Vedi go. Cioè sono tutti trucchettini, stupidi, però quelli vengono dopo. Prima bisogna imparare a fare la presa, quindi mettersi al tavolo per fare prese, fare prese, fare prese, fare prese. Sbattere i coglioni sul braccio di ferro, se ne stanno le braccia per niente, non serve a niente. Non impari niente se non fare il tiro con le cinghie, perché la cinghia ha bisogno di sentirla. Metto la cinghia, faccio un tiro, poi rifaccio un tiro senza togliere le cinghie, che cazzo la sento come prima. Perché la cinghia non tira più? Perché nel tirare la cinghia scorre e quindi non tira più a me, tira solo a lui. Arbitro, puoi mollare le cinghie perché cerca, non le sento più. Ma le cinghie, arbitro, è obbligato dopo un mezzo tiro a rimettere le cinghie. Cioè se io come arbitro se posso evitare di rimettere, se nessuno si lamenta, poi dico io aspetta, via 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 via. Però magari l'incontro prima sei arrivato fino qua, ma che vinco, lei che vinco, cazzo, giusto col gomito. L'incontro dopo vai di puff, oddio, perché prima perché le cinghie tirano in maniera diversa. Certo, dopo una trazione la cinghia cambia la trazione. Senza arrivare alle cinghie, pensiamo alla mano. La mano è fondamentale. È fondamentale per capire il controllo dove va. Se hai possibilità di una mano più piccola della tua, più arrivi avanti con questa dita qua, meglio è. Ma poi una volta che sei arrivato qua, è questo che controlla il tuo. È la presenza all'estremità della leva. La presenza all'estremità della leva cosa ti fa? Che nel caso uno va in tocco che va fuori di qua, io lo controllo qua e vado a scivolare in maniera regolare che non prendo un fallo. Perché se vado fuori da qui prendo un fallo, è sfruttato. Se invece sono qua e uno mi vuole entrare in lancio, mal che va, se arrivo qua lo riprendo. Mal che va che entro in gancio, ma sono, vedi che il mio dito è qua e il tuo è qua. Quindi sono più in alto, sono infatti quella cosa lì la quella che mi hai spiegato a me prima,
della presenza del... La presenza dell'estremità della leva. Se è in gancio, però se è un gancio avvantaggiato, perché qui, quindi qua, mantenendo sempre la frazione qua, tiro in gancio e quando faccio la rotazione è come se fosse un top. Vicino, sì, siamo sì, incontrati. Sì, 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 sì. Però sono cose che devi fare, devi avere, fin quando poi non ci pensi più e dici, oh figa, o la gente ti arriva, cazzo però, figa, è stato un corso forte, e tu pensi, ma è arrivato forse in vita mia, perché hai cambiato il modo di importi e loro non riescono più a girarti per tenere il corso, e sono in posizione di spinte, è fisica. Certo. È fisica, biomeccanica, viene poi naturale nel movimento. L'estremità della leva è fisica, più prendi l'estremità una leva, più in alto sei, più forza ti rompi, sei più debole del tuo avversario, però riesci a sviluppare di più di quello che lui ha. Poi come dicevo a loro prima, quando io vedevo una persona che la ritenevo meno più debole di me, dicevo che ci riesce a uccidere. Cioè perdevo con gli spagnoli 60 kg, sarà mica così incivile, perché se ci arriva lui poi